Buongiorno, il 5 settembre alle 20:45 si terrà a Castelforte, più precisamente a Forma di Suio, un incontro organizzato dal dottor Domenico Di Baldi dell'associazione Castelforte Produce, che voglio ringraziare ovviamente per l'invito che ha riservato a me e all'oncologia universitaria dell'Ospedale dello Svizzero di Formia, che ho l'onore di dirigere e rappresentare. Ci tengo anche ovviamente a ringraziare il sindaco Pompeo, che già l'anno scorso ci ha invitato ed ospitato nella medesima sede. In quell'occasione abbiamo parlato di tumore della mammella e quindi di Breast Unit, diretta dal professor Fabio Ricci, che si occupa della chirurgia senologica di tutta quanta la provincia di Latina. Questa volta invece l'incontro organizzato dal dottor Tibaldi e dall'associazione verterà sulla chirurgia generale. E di conseguenza è stato giustamente invitato il dottor Viola, che è il direttore della UOC di chirurgia generale dell'Ospedale dello Svizzero di Formia. E oltre al dottor Viola e al sottoscritto, è stata invitata anche la dottoressa Anna Casilli, psico-oncologa dell'Associazione delle Capricciose, che svolge attività clinica di supporto psicologico ai pazienti oncologici del nostro reparto dell'Ospedale dello Svizzero di Formia. Questo incontro è un'occasione per parlare di tutta la chirurgia di alto livello che viene svolta all'Ospedale dello Svizzero di Formia, chirurgia non senologica, perché come dicevo prima, della chirurgia senologica si occupa il professor Ricci presso l'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, ma tutto il resto della chirurgia oncologica, l'Ospedale dello Svizzero di Formia, viene svolta dall'equipe diretta dal dottor Viola, che svolge un lavoro di alto livello, testimonianza del fatto che i pazienti che vengono operati non sono soltanto della zona di Formia e dintorni, ma da tutta l'ASL vengono a Formia per farsi operare per i più svariati motivi, soprattutto oncologici, ma non solo. Questo incontro sarà un'occasione sicuramente per parlare dell'attività che viene svolta dal punto di vista oncologico presso il nostro ospedale, quindi sotto tutti i punti di vista, chirurgico, clinico, di ricerca e di sperimentazione, perché non scordiamo che il reparto di oncologia è facente parte dell'Università Sapienza di Roma e quindi dal punto di vista anche scientifico e dell'attività di ricerca, nonché della parte psico-oncologica, che ormai svolge un ruolo sempre più importante nella cura dei tumori. Quindi l'aspetto chirurgico, l'aspetto clinico-scientifico e l'aspetto psico-oncologico saranno tutti e tre rappresentati durante questo incontro, con una visione a 360 gradi di quella che è la malattia oncologica, ma soprattutto di quello che sono le problematiche del paziente oncologico. Ringrazio quindi ancora una volta il dottor Domenico Di Baldi, l'associazione Castelforte Produce, per aver organizzato questo incontro. Ringrazio il sindaco Pompeo per l'ospitalità e ringrazio tutti quanti loro per l'invito che mi hanno rivolto a partecipare esattamente come l'anno scorso.